Errori di Mosè di Robert Greene Ingersoll. Capitolo 16. Il giardino. Nel primo racconto ci è stato detto che Dio fece l'uomo, maschio e femmina, e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e fate la vostra. Nel secondo racconto solo l'uomo è fatto. Egli è messo in un giardino per curarlo e tenerlo. Non gli è detto di far sua la terra, ma di curare e tenere un giardino. Nel primo racconto all'uomo è data ogni erba che porta il seme sulla faccia della terra e il frutto di ogni albero per il cibo. E nel secondo gli è dato solo il frutto di tutti gli alberi del giardino, con l'eccezione dell'albero del bene e del male, che era un veleno mortale. Sgorgava da questo giardino un fiume che era diviso in quattro teste. La prima di queste teste, il Pisone, abbracciava l'intera landa di Avila. Il secondo, Gihone, abbracciava l'intera terra di Etiopia. Il terzo, Idecchiele, scorreva verso l'est di Assiria. Il quarto, l'Eufrate. Dove sono oggi questi quattro fiumi? I coraggiosi araldi della scoperta hanno visitato ogni mare. Il viaggiatore ha spinto con il suo stanco piede il suolo di ogni clima. Eppure non si è trovato alcun luogo da cui questi quattro fiumi sgorgavano. L'Eufrate fa ancora il suo viaggio al golfo, ma dove sono il Pisone, il Gihone e il possente Idecchiele? Sicuramente andando alla fonte dell'Eufrate dovremo trovare o questi tre fiumi o i loro antichi letti. Qualche ministro di culto, quando risponde agli errori di Mosè, ci dirà dove sono questi fiumi o erano? Le mappe del mondo sono incomplete senza questi possenti corsi d'acqua. Abbiamo scoperto le fonti del Nilo, il Polo Nord sarà presto toccato da un americano, ma questi tre fiumi ancora scorrono attraverso lande ignote e ancora si svuotano in mari ignoti. Il racconto di questi quattro fiumi è quel che il reverendo David Zwing chiamerebbe un poema geografico. Il clero ortodosso copre l'intera questione con il velo dell'allegoria, mentre i cristiani cosiddetti scientifici parlano di cataclismi, sollevamenti, terremoti e vasti smottamenti della crosta terrestre. La questione quindi sorge: durante questi 6.000 anni ci siano stati sollevamenti e smottamenti? Si dica quel che si voglia sugli ampi periodi della creazione che precedettero la comparsa dell'uomo, è in accordo con la Bibbia solo 6.000 anni fa che l'uomo fu creato. Mosè ci dà le generazioni di uomini da Adamo fino ai suoi giorni e il suo racconto non può essere spiegato via chiamando secoli giorni. In accordo al secondo racconto della creazione, questi quattro fiumi furono fatti dopo la creazione dell'uomo e conseguentemente devono essere stati obliterati dalle convulsioni della natura in 6.000 anni. Non possiamo forse spiegare queste contraddizioni, assurdità e falsità semplicemente dicendo che, nonostante l'autore abbia fatto il suo meglio, ha fallito poiché è limitato nella conoscenza, dirottato dalla tradizione e ha difeso troppo implicitamente nella correttezza della sua immaginazione? Non è questo corso assai più ragionevole che insistere che queste cose siano vere e debbano rimanerlo, mentre ogni scienza dovrà ridursi a polvere mentale? Può qualsiasi ragione essere data per non permettere all'uomo di mangiare del frutto dell'albero della conoscenza? Che genere di albero era? Se è tutta un'allegoria, che verità dovrebbero trasmettere? Perché un Dio dovrebbe obiettare che quel frutto sia mangiato da un uomo? Perché lo ha messo nel mezzo del giardino? Vi era certo abbondanza di spazio al di fuori.
se voleva tenerne lontano l'uomo, perché li ha messi insieme? E perché, dopo che lo mangiò, fu cacciato? La sola risposta che abbiamo diritto di dare è quella biblica. E il Signore Dio disse: l'uomo è divenuto come noi per la conoscenza del bene e del male, e ora perché non mangi anche dall'albero della vita e viva per sempre? Quindi il Signore Dio lo cacciò via dal giardino dell'Eden per tornare al suolo da cui fu preso. Ci dirà qualche ministro di culto, qualche diplomato di Andover, cosa questo significhi? Dobbiamo crederci senza saperne il significato? Se è una rivelazione, cosa rivela? Dio obiettava all'educazione allora e questo spiega per l'attitudine ostile ancora tenuta dai teologi per le verità scientifiche? C'era nel giardino un albero della vita, il nutrirsi da cui avrebbe reso Adamo ed Eva immortali? È vero che dopo che il Signore Dio li ha scacciati dal giardino, ha posto sul lato est un cherubino con una spada fiammeggiante che si rivolgeva ad ogni via per proteggere la strada all'albero della vita? Stanno il cherubino e la spada fiammeggiante ancora a guardia dell'albero o è stato distrutto? O il suo tronco putrefatto, come suggerisce il reverendo Robert Collier, nutre un cespuglio di violette? Che obiezione poteva avere Dio all'immortalità dell'uomo? Voi vedete che, dopo tutto, questa sacra scrittura, invece di rassicurarci di immortalità, ci mostra solo come la perdemmo. In essa c'è sicuramente non più che poca consolazione. Secondo questa storia, abbiamo perso un Eden, ma da nessuna parte nei libri mosaici ci viene detto come potremmo ottenerne un altro. So che i cristiani ci dicono che ve ne è un altro, in cui tutti i veri credenti saranno infine riuniti e godranno dell'indicibile gioia di vedere i miscredenti all'inferno, ma non ci dicono dove sia. Alcuni commentatori dicono che il giardino dell'Eden è in un terzo cielo, altri in un quarto, altri lo hanno posto sulla luna. Alcuni nell'aria oltre la stazione della Terra, alcuni sulla Terra, alcuni sotto la Terra, alcuni nella Terra, alcuni al Polo Nord, altri nel Sud, alcuni nel Tartaro, alcuni in Cina, alcuni ai confini del Gange, alcuni nell'isola di Ceylon, alcuni in Armenia, alcuni in Africa, alcuni sotto l'equatore, altri in Mesopotamia, in Siria, Persia, Arabia, Babilonia, Assiria, Palestina ed Europa. Altri hanno sostenuto che fosse invisibile, che fosse una allegoria e deve essere inteso spiritualmente. Ma che lo capisca o meno, devi crederlo. Potrai essere deriso in questo mondo per aver sostenuto che Dio pose Adamo in un sonno e fece una donna da una sua costola, ma sarai incoronato e glorificato nel prossimo. Avrai anche il piacere di sentire i gentiluomini ululare lì dove ti hanno deriso qui. Mentre non ti sarà permesso prenderti alcuna vendetta, ti sarà permesso di esprimere sorridente la tua intera acquiescenza nel volere di Dio. Ma dov'è il nuovo Eden? Nessuno lo sa. Uno è stato perso, l'altro è ancora da trovare. È vero che l'uomo era un tempo perfettamente puro e innocente e che divenne degenerato per la disobbedienza? No. La reale verità, come la storia dell'uomo mostra, e che è avanzato. Gli eventi, come il pendolo di un orologio, sono oscillati avanti e indietro, ma dopo tutto l'uomo, come le mani, è andato speditamente avanti. L'uomo cresce sempre più grande. Non sta degenerando. Le nazioni e gli individui cadono e muoiono e fanno spazio per formarne altre. L'orizzonte intellettuale del mondo si amplia al passare dei secoli. Gli ideali crescono più grandi e puri. La differenza tra giustizia e pietà diviene sempre minore. Le libertà si allargano e l'amore si intensifica mentre gli anni proseguono. Le ere della forza e paura, di crudeltà e ingiustizia, sono dietro di noi e il vero Eden è oltre. Non è detto che il desiderio di conoscenza ci sia costato l'Eden del passato, ma che sia vero o no,
certamente ci darà quello del futuro. Grazie dell'attenzione. Se ti interessa questo tipo di video, metti mi piace e condividi. Te ne sarò molto grato. Se non vuoi perderti qualcosa, iscriviti al canale e clicca la campanella, così YouTube ti avviserà quando c'è un nuovo video. A presto!